cordiale, buonasera. Torna il futsal femminile, torna il futsal su Mondo Futsal, il gioco di parole è doveroso, e il calcio a 5 femminile, il campionato di Serie D apre i battenti proprio questa sera sul campo di Via Cadolino, nuova casa per quanto riguarda la formazione dell'Atletico Anzio Lavinio, prossimo a scendere in campo per questa prima giornata della stagione 2016-2017. Pronto, Martino, per il fischio d'inizio che arriva proprio in questi subito. La risposta è ancora Mastro Francesco, che va a rubare il pallone, il tiro a incrociare Trincia, c'è pericolo, pericoli, il tiro e poi la palla fermata da Maglione. Di Stefano prova il corridoio per pericoli, se ne va a Mastro Francesco il tiro, la risposta di Maglione, poi la traversa, dice di no a Di Stefano. Mastro Francesco indietro, Aiello, ancora lo scambio tra di loro, se ne va, si accentra Aiello, il tiro sopra la traversa, Coletta, Aiello si accentra, poi si libera per Todisco, lo scambio, c'è il tiro, il gol con Vanessa Coletta, e scambio, c'è il cambio del risultato, arriva il vantaggio. Mastro Francesco, Aiello si libera, poi prova a caricare il tiro, il diagonale, Aiello soffia un importante pallone, in mezzo c'è Tiruzza, si aggiusta la palla per il tiro, ma esce prontamente il portiere ospite. Fenza fa molto movimento, riesce a servire Caldariggi, il tiro si perde sul fondo di poco. La Polisportiva Ostiense, sale anche Lanzio, soprattutto con Mastro Francesco da sola, poi prova il tiro non trattenuto, lo scambio adesso, poi la possibilità di andare al tiro. Coletta, ancora buono il servizio tra le due, palla che si libera per Aiello, il tiro, la parata provvidenziale, calcio d'angolo per la Polisportiva Ostiense. Pericoli si libera dell'avversaria, poi il tiro, la possibilità, e Zaccone, il pareggio da parte della Polisportiva Ostiense. Coletta preferisce scaricare all'indietro per Caldariggi, poi la possibilità per Volponi, esce Maglione, Mastro Francesco, lo scambio con Aiello, sale Mastro Francesco insieme all'Aiello, la palla messa in mezzo, Coletta non chiude la triangolazione, pericoli, ferma il pallone, sta per girarsi, arriva anche Di Stefano, c'è il tiro, il gol, la fiondata sotto rete, arriva il gol del vantaggio. Il calcio d'angolo per Lanzio Lavinio, Mastro Francesco in mezzo per Coletta, in una prima tentativo, in un secondo, palla che comunque non finisce la sua corsa in rete. Trincia, il tiro lo stesso, e c'è la possibilità, il gol di Platano, molto morbido, e palla che finisce in rete, il 3-1 della Polisportiva Ostiense. Sì, sì. E finisce qui, Polisportiva Ostiense batte Anzio Lavinio 3-1. Non è bastato il gol di Coletta, c'è stato poi il recupero da parte della Polisportiva Ostiense con il gol di Zaccone, di Stefano e proprio sul finale di Volpone. Ha diretto il signor Martino questa prima giornata di campionato.